Beh, oggi dovrebbe essere proprio il giorno del giudizio. In effetti il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce oggi per esprimere un parere su questa potenziale riapertura delle discoteche e dei locali da intrattenimento. Poi ci sarà il ministro a decidere eventualmente la data e così via, ma finché non c'è un parere positivo del Comitato Tecnico Scientifico, francamente la vedo dura. Le prospettive ci sono buone, abbiamo visto che moltissime istanze sono state recepite da parte del nostro sindacato, da parte del SILB Confcommercio, per una riapertura che ricordo comunque una cosa graduale, perché intanto adesso se dovessero riaprire, riaprirebbero le discoteche all'aperto, che comunque sono una minima parte rispetto al comparto nel suo complesso. Però intanto è un segnale di ritorno alla normalità anche per un tipo di attività che, ricordiamo, sono dal febbraio del 2020 che sono chiuse. Ormai sono 15-16 mesi che le discoteche non lavorano, a parte una piccola parentesi estiva dell'anno scorso di neanche un mese, e quindi sono aziende che sono sotto stress, sono aziende che sono arrivate al limite e non si capisce questa ormai accanimento verso questo settore nel momento in cui ormai tutti hanno riaperto. Noi chiediamo di riaprire con cautele, chiediamo di riaprire con determinati servizi, però chiediamo di riaprire, non è pensabile stare un anno e mezzo chiusi, un'attività non è pensabile. Considerando che nel suo complesso ci sono circa 3.000 locali di pubblico spettacolo, di questi 3.000 un 10% saranno quelli estivi, e c'è un indotto tutto compreso che è fermo, perché la discoteca non è solo il locale da ballo, solo il DJ, la discoteca muove come minimo dai 5, nella nostra tipologia, dai 5, 10, 15 persone per locale. Considerando che abbiamo una trentina di locali di questa tipologia nella nostra provincia, si fanno presto i conti. Fortunatamente le devo dire che nella nostra provincia non ci sono tantissime discoteche pure semplici, cioè la discoteca classica come può essere la Baia piuttosto che altri tipi di locali. Da noi esistono locali multitasking dove si abbina molto spesso anche l'aspetto della ristorazione, e quindi non sono discoteche dove vanno principalmente i ragazzini, ma spesso ci va gente adulta, quindi fermare un locale dove è composto da gente adulta che sta al tavolo a mangiare e poi va a fare il ballo, mi sembra ridicolo, francamente.